Non solo rinfrescante e dissetante, l'anguria è anche ricca di vitamine, potassio, fosforo, magnesio e tante altre qualità che fanno bene alla salute. E poi è dietetica perché, insomma, non è un frutto calorico ed è dissetante soprattutto d'estate. Che cosa starò mai preparando? Sì, si usa anche in cucina la buccia dell'anguria, è questa la protagonista di questo video. Ma io sto preparando però un qualcosa che riguarda la nostra cosmesi. Vado semplicemente a frullare la buccia dell'anguria, sapete, proprio la buccia verde, quella parte di bianco che rimane. Pensate che quando ero piccola mi raccomandavano sempre i miei genitori non mangiare anche il bianco perché fa male alla pancia. E invece si mangia. Ho messo del sale, ora vado ad aggiungere del bicarbonato. E poi dell'amido purissimo, che anche questo è tonificante e rinfrescante come l'anguria. E allora mi sono detta, perché non preparare un bel mix per un qualcosa che ci torna utile soprattutto a noi donne? Un bello scrub per quanto riguarda viso e corpo. Poi magari della parte mangereccia della buccia ce ne occuperemo in un secondo tempo, perché no? Non preoccupatevi per il viso, anche perché il sale era fino, poi tutto il resto si è sciolto e anche l'amido, e quindi insomma non va a intaccare più di tanto i pori della nostra pelle, quindi non li esfolia ma in una maniera delicata. Per viso e per corpo ve lo ricordo, è da provare assolutamente. Poi magari mi fate sapere sotto nei commenti com'è la riuscita, se vi siete trovati bene anche voi. Io l'ho provato e diciamo che insomma funziona, è leggermente sfogliante e rinfrescante. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like. Se non sei ancora iscritto, allora ti apro le porte del mio canale, Il Magico Mondo dei Bijou di Rick e Mary.